tiro da lì, cerca Gnabry di ritorno, grande pallone e grande Rangers, grandissimi ragazzi, 3-0. Dentro da Moreno, difende, innesca Ribo, c'è vicino Insigne, palla per lui, al limite, destro, potente, all'angolino, Di Lorenzo Insigne. Qui sbagliano anche loro e quindi Vidal sbuca e consegna Dybala, va dentro Agüero, servizio perfetto della gioia, non esce Lloris, Dybala in area, dentro per Gnabry che arriva in corsa, fa esplodere l'Ibrox, ma soprattutto fa 2-2. Ma intanto corre il 17, corre dentro, c'è Gnabry in area, Gnabry, 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 3 volte, 3-2, rimonta completata a 20 dalla fine. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui finalmente con un nuovo episodio della Superlega. È venerdì 21 agosto 2020, che è una data molto importante non solo perché esce questo episodio, ma perché stasera alle 21 ci sarà la finale d'Europa League tra Siviglia ed Inter e noi la racconteremo in live qui sul canale, quindi appuntamento a stasera per chi stesse guardando il video proprio nel giorno in cui esce. Domani di conseguenza usciranno gli highlights di Siviglia e Inter, domenica sera saremo anche live con Paris Saint Germain Bayern Monaco, finale di Champions League. Tornando a noi però, mi siete mancati e spero che vi sia mancata questa serie, ma in realtà lo so perché mi avete scritto in tanti su Instagram e sono davvero contento. A proposito, vi invito, vi ricordo di seguirmi su Instagram e poi so anche che chi sta guardando il video dall'altra parte dello schermo pensa: ammazza che figa la maglietta che hai Fede, dove l'hai presa? Esatto, questa qui del Boca, che spero voi vediate bene, ma sono sicuro che potrei farvela vedere meglio. Infatti switchiamo subito, perché questa qui che voi state vedendo, anzi questo qui perché è un completino del Boca con un coattissimo Marconi 7 sulle spalle, con numero anche sui pantaloncini di altissima qualità, mi è arrivato dal sito che vi lascio qui sotto in descrizione. Tra l'altro non soltanto questo completino, ho preso diverse cose perché ho ricevuto anche questo bellissimo completino da trasferta della stagione 2019-2020 della Roma con il 22 di Zaniolo. Non solo, perché poi sempre della Roma ma in modo meno umile, ho preso un altro Marconi 7 e questo ve lo dico è il mio completino preferito, la terza maglia stagione 19-20, tanta roba. Però questo sito meraviglioso non vi offre soltanto maglie o completini, ma anche felpe, perché questa che state vedendo è una bellissima felpa bianca con cappuccio del Paris Saint Germain, al quale facciamo l'in bocca al lupo per la finale di Champions di domenica sera. Quindi per queste felpe, per questi completini e per molto altro, ci sono anche maglie storiche, a breve naturalmente arriveranno anche le nuove maglie, quelle della stagione 2021, e magari in un prossimo video ve le farò avere. Vi lascio come detto il link in descrizione, soprattutto perché è importante che voi clicchiate su quel link lì per uno sconto del 15% con il codice Fede, quindi voi scrivete Fede sul sito e avrete un 15% di sconto. Quindi detto questo, possiamo partire con l'episodio, che sarà un video ricchissimo in parte. Non dal punto di vista delle partite, perché come sentite e chi mi segue su Instagram già lo sa, non riuscirò a giocare 4 partite per il semplice fatto che non sto ancora benissimo di voce. Ho fatto anche il tampone in questi giorni, sto aspettando i risultati perché sono tornato dalle vacanze in Puglia, seppur con massima sicurezza, in campeggio all'aperto, ma con un po' di tosse e raffreddore. Quindi credo di essere sano, ma nel dubbio, quello che vi ho suggerito anche su Instagram è di prevenire più che curare, quindi voi il tampone fatelo prima di infettare o di rischiare di infettare tutto il mondo. Inter in FA Cup, Leicester e Napoli saranno le nostre 3 avversarie, ma soprattutto c'è il calciomercato. Sotto lo scorso episodio infatti vi ho chiesto di lasciarmi un sacco di difensori nello specifico, perché già erano numerati, in più si è fatto male Kimpembe e quindi bisogna ovviare in qualche modo. Andiamo a vedere un po' i consigli che mi avete lasciato. Allora, ho scelto Amiens, essendo francese, del Tolosa. Mi è stato presentato come un terzino destro che può fare il centrale, effettivamente poi lo leggiamo anche, e secondo me sarebbe un acquisto perfetto, non per forza l'unico, non bisogna scegliere uno tra questi tre, si possono prendere anche 2 su 3. Kelvin Amiens secondo me è obbligatorio da prendere, perché a destra abbiamo soltanto Semedo e quando gioca Tavernier fa i danni, quindi Amiens è fondamentale in questo.
Poi bisogna scegliere tra l'esperienza di Nacho Fernandez, che anche come Amian può fare il terzino sia sinistro che destro, oltre che il difensore centrale, e la freschezza di Joe Gomez, che tra l'altro qui è al Newcastle, non al Liverpool come nella realtà. Ma io andrei su Nacho tra i due, perché è più completo, più esperto, e quindi vai a prendere un giovane come Amian, un giocatore più esperto come Nacho Fernandez. Queste saranno le nostre due mosse di mercato, sperando poi di riuscire a prenderli in questo episodio. Ovviamente però... cioè, non è mai successa sta cosa. Va bene, non possiamo prendere Nacho Fernandez, ma chiaramente FIFA doveva regalarci questo gioiello anche in questo caso. E quindi andiamo su... no. Vabbè, ok ragazzi, non compriamo difensori. Proviamo Amian? Ci riusciamo? Amian si può fare. Capiremo poi come muoverci. Vi dicevo, consigliatemi anche, non so, vi ho chiesto i difensori sotto lo scorso episodio, siete stati eccellenti per i consigli. Infatti ci muoveremo in quel ruolo in questo episodio. Vi chiedo sotto questo, per il prossimo, centrocampisti o comunque giocatori più offensivi che secondo voi siano sia realistici, visto anche il budget, che va sistemato perché 1 milione di stipendi sono tanti e non ci servono. E quindi consigliatemi voi, così poi ci muoviamo, sistemiamo e facciamo una grande seconda parte di stagione. Allora, direi offerta cartellino, ma non so quanto offrire. Si tratta di un giocatore del Tolosa, giovane, io andrei su 5 milioni, sperando che non mi chiudano la porta in faccia così. Ecco, non ho idea di quanto costi lui, e però magari se mi dite quanto costa aiutate. Quindi in questo momento dobbiamo toglierlo per forza di cose da qui. E provo a seguirlo comunque sia per capire il prezzo a quanto si aggiri. Io tornerei su cerca giocatori, perché tra i tanti consigli c'è anche chi magari non si è mosso. La mia speranza è quella lì. Esempio, andiamo su Skriniar, vediamo dov'è, anche se purtroppo la memoria mi porta a pensare che sia al Dortmund. Sì, e quindi anche Skriniar non possiamo prenderlo. Signori, è difficilissimo, perché dobbiamo riuscire a trovare dei giocatori che non si sono mossi da dove erano, sostanzialmente. Proviamo Koundé del Siviglia, però anche Koundé credo sia appena arrivato. Non per questa serie, ma in generale, perché lo ha portato Monchi quest'anno. Vediamo un po', Koundé, lista un mercato, proviamo, ha una clausola di 28 milioni, tra l'altro, che noi in questo momento non possiamo pagare, però sistemiamo il budget stipendi. Ok, così potremo tranquillamente pagare la clausola, volendo. Torniamo su Hub Mercato e proviamo a prenderci Koundé. Vediamo un po' cosa ci dice il Siviglia. Ok, paga la clausola e tratta direttamente con il calciatore, che potrebbe diventare il primo acquisto della sessione invernale di mercato. Tra i vostri commenti c'era anche chi mi ha ovviamente suggerito di non fare mercato, perché magari le altre squadre non lo faranno. Io in realtà non sono sicuro però che le altre squadre non lo faranno, e di conseguenza vi dico, siamo scarsi, perché ovvio che se il Bayern Monaco non fa mercato ha comunque una rosa più ampia e più ambiziosa rispetto alla nostra. Se noi non facciamo mercato non abbiamo ricambio, lo abbiamo visto nella prima parte di stagione. Quindi siamo praticamente costretti, ruolo cruciale assolutamente sì. E ovviamente lui è contento. Andiamo avanti, durata del contratto direi 4 anni, anche se a noi basterebbero 6 mesi per finire la stagione e la serie. Ignorerei la clausola, va bene per loro, questo è ciò che mi chiedono, quindi adesso sistemiamo un po'. Allora, controfferta, rimuovi bonus, modifica stipendio, non so quanto prendesse al Siviglia, so che bonus ingaggio posso dartelo di 300. Qui se vuoi arriviamo a 40 tondi, giusto per arrotondare, a noi cambia davvero pochissimo. Non è tanto, secondo me si può tranquillamente fare. Vediamo un po'. Non era quello che volevano, ma vuole talmente tanto i Rangers di Glasgow che accetta. E quindi diventa il primo fondamentale acquisto il buon Koundé, che andiamo subito a mettere tra i titolari, visto che Barisic centrale lascia un po' il tempo che trova. E quindi attendiamo poi che rientri Kimpembe, attendiamo anche altri consigli da parte vostra per muoverci sul mercato. Dobbiamo prendere anche Amian, ci proveremo in questo episodio. Momentaneamente questa è la nostra formazione e andiamoci a giocare la prossima partita. FA Cup, dentro o fuori, Rangers contro Inter, gara che abbiamo perso in campionato a San Siro per 2-1. Non so ancora se contro l'Inter o contro FIFA, oggi speriamo di giocare soltanto contro Nerazzurri. Benvenuti
Benvenuti in Emirates FA Cup, la competizione tra le più anziane e affascinanti d'Inghilterra, che per noi è un po' la Champions League, l'abbiamo visto anche dal pallone scelto da me nel pre-gara. È l'inizio del cammino per queste due squadre, per Inter e Rangers. Nei primi 90 minuti stagionali in FA Cup il discorso logico è che per forza di cose per una delle due saranno anche gli ultimi 90 minuti stagionali in FA Cup. Questa è l'Inter, intanto vediamo in grafica i nerazzurri di Matteo Di Battista, che ci hanno battuto a tempo scaduto praticamente in campionato e che fanno sempre molta paura con quei tre davanti e con Ziyech dietro a quei tre, quindi Douglas Costa, Martial e Kylian Mbappé. Attenzione però anche ai Rangers, che come sapete devono far a meno di due titolari, che sono Kimpembe e Insigne, fuori per infortunio e non per pochissimo tempo. Quindi è arrivato Koundé, che è subito tra i titolari accanto al capitano Virgil van Dijk. Panchina per il Kun, panchina per Vidal e quindi dentro Buffalo Morelos e Agi a centrocampo con Aribo e Pellegrini. Si converge centralmente Ziyech, di sponda per Vesino, doppio passo. Poi Martial al limite con il sinistro, ribattuto, palla che rimane lì due volte. Poi Semedo prova ad allontanare, arriva anche Agi, non riusciamo ad allontanare. Ziyech, Vesino, Buffon. Non si stava mettendo benissimo. Noi per carità abbiamo la mania di non spazzare mai il pallone, ma stavolta non serviva nemmeno, perché basta servire il compagno in modo preciso e si riparte. E quindi possiamo ripartire con la corsa di Tierney, Dybala, Morelos e Gnabry tra le linee. Intanto Tierney va in percussione, non lo tiene nemmeno Moses. Sempre Tierney, all'indietro, Dybala di sponda ulteriore, Pellegrini! Kepa! In calcio d'angolo, mani sul volto per Pellegrini, perché questa era una grande occasione. Vesino, che apre su Mbappé, dentro l'area, cerca Martial che prende il tempo, Semedo fuori e poi Buffon! Parata incredibile di Buffon! Non è finita con Moses che insiste. Orizzontalmente per Ziyech, dentro Tierney disturba, diventa un cross, Buffon! Che partita di Buffon! Ziyech che recrimina un fallo che non esiste e poi Tierney però regala il pallone a Moses. C'era il movimento di Dybala, ma io non commento naturalmente. Inter che può ripartire con Douglas Costa, dentro per Ziyech, in mezzo Martial e Mbappé. Occhio al 10. Sterza, poi di sponda, la palla arriva a Mbappé che prova a girarsi in mezzo a due, fallo. Come fallo? In che senso? Abbiamo semplicemente rubato palla all'avversario. E invece punizione, dai 19 metri. Al 31esimo. Va Ziyech, no. Tocca Costa, Goretzka! Respinto il tiro e poi Inter in vantaggio. Con Mbappé. Al 31esimo. Commento che poi divento monotematico, ma nella mia testa sto rivivendo quella palla equina di Tierney e quel calcio di punizione molto generoso. Morelos lotta e poco con Hernandez, perché poteva tenere il possesso, e quindi Inter che attacca ancora con Douglas Costa, defilato sulla destra, cerca un buon cross Van Dijk, ancora su Costa che ricrossa, e pensavo che Goretzka facesse il gol logico in rovesciata, ma poi Buffon stranamente ha messo in calcio d'angolo. Poi Morelos allarga per Semedo, Gnabry va senza palla, Semedo la porta tra le linee, bene per Aribo, parte Gnabry, arriva anche Morelos, la palla è per il Buffalo che è isolato, però arriva comunque al limite, rientra sul destro, attende un rimorchio, Dybala, e che va in calcio d'angolo con il destro Dybala. Reazione che comunque c'è stata da parte dei ragazzi. Dybala a cercare Van Dijk, che va, mette fuori, Aribo raccoglie, Pellegrini, spalle alla porta, deve creare qualcosa. Gnabry passa in qualche modo, mette dentro! E De Ligt su Aribo praticamente sulla linea, ma non è finita perché c'è comunque Pellegrini che insiste. Sempre il 7, ricrossa, ancora Aribo e ancora Moses. 3 di recupero, partita molto divertente, però se non segniamo ce la prendiamo in quel posto perché conosciamo il gioco. E quindi attenzione al contropiede. Mbappé di sponda per Asamoah, che riconsegna al 7. C'è dentro Martial, dalla parte opposta anche Douglas Costa. Arriva il tocco dietro, altro rimpallo doppio e 2-0 Inter. Due gol uguali, con due rimpalli. Perché gioco a FIFA 20? Me lo chiedo. 2-0 Inter. Stavolta male, e quindi Pellegrini per Gnabry. Sale Tierney
e deve portare il pallone perché Morelos non fa molto movimento. Dierny comincia anche ad essere stanco, si porta a spasso tutta l'Inter. Sempre Dierny, dentro, buon pallone, grande idea, Pellegrini, Morelos! Che bella azione da parte dei Rangers e 2-1 sull'asse Dierny, Pellegrini, Buffalo, 2-1, siamo vivi. Poi non crossa, si dimentica il pallone, Gnabry ringrazia. I Rangers vogliono ripartire. Agüero. La profondità ottima nel servire Morelos. Sta arrivando come un treno Gnabry. Morelos in teoria è da solo, ma stanno arrivando altri tre uomini. La porta Morelos, poi mette per Vidal. E Asamoah arriva prima. Pellegrini. Morelos sta andando dentro. Ah, non passa il pallone. Che peccato, perché l'idea c'era. Nell'esecuzione anche, ma grande chiusura e contropiede dell'Inter. Con Mbappé, sono in 3 contro 4, occhio a Kylian Mbappé, sul destro, al rimorchio, e Koundé, signori, fa un intervento folle, ma efficace, calcio d'angolo. Pallone profondo di Buffon a cercare il Kun. Vicino Morelos, sì, con Moses la prima volta, poi Agüero torna sul pallone, in qualche modo lo fa suo, quindi Buffalo, col tacco, per Agüero, Kepa, non è finita però perché sta arrivando Kent che la rimette, Moses, poi ancora Kent sul pallone, assedio adesso da parte dei Rangers, con il 14 che sterza due volte, grossa per Morelos, mette fuori De Ligt, e l'Inter può ripartire a 15 dalla fine, palla gol sul destro del Kun, che poteva angolare di più. Trova ancora spazio l'Inter, Gabriel Jesus, poi Goretzka prova a girare con Buffon che fa su il pallone per dare speranza in questo finale. Rimette subito in gioco verso Dierny, ultimi 3 minuti di partita, la porta Dierny, si muove Morelos, spalla profonda per il Buffalo che è stanchissimo, serve un rimorchio, c'è l'out che è per loro. Ma come fa ad essere per loro che c'è stato un rimpallo grosso quanto una casa? E invece no, 2 più recupero, Moses, Candreva. Scambia ancora con Moses, la palla a loro non esce mai, chiaramente. E allora sempre Candreva per Barella che riapre sul versante destro. 2 di recupero, forza ragazzi con Pellegrini. Agüero va profondo, bisogna lanciare perché è partito il Kun. E la palla non filtra, era l'ultima occasione presumibilmente della partita. Bisognava rischiarla. Sbaglia l'Inter, ma mancano meno di 30 secondi. Per la precisione 20, il tempo praticamente non c'è. Bisogna sognare, ma Kent sbaglia il controllo. Anzi, Agi sbaglia il controllo e quindi l'Inter chiude pure all'attacco la partita. Con Candreva chiusa da Dierny, ma con l'arbitro che fischia 3 volte. Inter batte Rangers 2-1 come in campionato. E stavolta però veniamo eliminati come in Carabao Cup da un'altra italiana. È stata una partita tosta, difficile, complessa, diversa rispetto a quella di Carabao Cup e, se mi posso permettere, anche rispetto a quella di campionato. Gara in cui usciamo a testa alta perché abbiamo fatto tanto con una rosa inferiore anche dal punto di vista della quantità, perché oggi avevamo comunque 2 infortuni di livello, nel senso che mancavano 2 titolari e non potevamo competere fino alla fine. Morelos dal 70esimo in poi passeggiava in campo, non ce la faceva più. Le occasioni però ce le abbiamo avute, quindi il rammarico è quello lì. Peccato, però ripeto, usciamo a testa alta e adesso l'obiettivo resta chiaramente il campionato, sperando di arrivare più in alto possibile.